so, meno convincente. Intanto loro sono una squadra molto fisica, un po' li abbiamo sofferti, soprattutto nel giocare, quindi in tante situazioni, alcune parate di Furlan sono stati o sottili da fuori o situazioni di palla inattiva. Poi loro sono una squadra molto fisica, l'avevo già detto, è anche una buona squadra con dei contenuti tecnici, ma noi non è che abbiamo giocato una brutta partita, è che a volte siamo frenetici perché dopo il doppio vantaggio pensiamo sempre di andare a 1000 all'ora, non a 100 all'ora, allora lì sciupiamo delle situazioni e poi siamo costretti a fare delle rincorse per recuperare palla, e quindi andava letta diversamente, con una gestione migliore del possesso palla, e tante volte siamo stati frenetici, ma non è che abbiamo fatto una brutta partita. Poi ci sono anche gli avversari, questa è una squadra che ha 5-6 giocatori, ve l'avevo detto, importanti, ma d'altronde hanno vinto anche a Lentini, hanno vinto anche a Viterbo, ed è una squadra molto fisica, un po' abbiamo sofferto il campo stasera, poi l'uscita anche di Figlio Meni nel gioco aereo, le condizioni non perfette di qualcuno dietro come Riggio non ci ha fatto essere sempre perentori in questi palloni lunghi che loro giocavano, però non è che non siamo stati convincenti, la vittoria è meritata perché noi alla fine le situazioni le abbiamo create, siamo stati bravi a sbloccare, abbiamo mantenuto spesso l'iniziativa, tranne quando, come ho detto, vogliamo andare a 1000 all'ora e allora lì regaliamo situazioni all'avversario gratuite, perché si dovrebbe gestire meglio la palla in alcuni momenti, ma questo fa parte sempre del processo di maturità che dobbiamo compiere. L'ho detto prima, abbiamo creato i presupposti per fare male, poi a volte siamo frenetici, quindi 3 tiri, 3 gol, ma questa squadra ha all'interno dei giocatori che dal punto di vista balistico, la cosa strana era prima, io mi auguro che possano continuare così, dal punto di vista balistico, a giocatori che calciano molto bene, ma tutti quelli che fanno parte del reparto avanzato hanno proprio qualità importanti dal punto di vista del tiro, ma spesso anche con tutti e due i piedi. A me non è piaciuto soltanto quello che ho detto, poi lo so che le partite sono equilibrate, cioè la gestione della gara. In alcuni momenti, tanti momenti, siamo stati frenetici, a volte frenetici, a volte superficiali nella gestione della palla, invece qui l'avversario si fa comprare, la palla non si regala facilmente. Lo ripeto, fa parte del processo di maturazione, del tenere bene il campo, sempre che dobbiamo avere tanti errori gratuiti perché abbiamo forzato la giocata per questa smania di voler essere sempre presenti nei 20 metri, ma a volte non serve, a volte serve un pizzico di lucidità, a volte serve rallentare il gioco, poi loro, che lo ripeto, sono una buona squadra, ci davano sempre grande spazio sulle fasce e lì dovevamo, non è che non siamo andati soltanto che abbiamo sciupato un po' troppo, sempre per questa frenesia di voler andare a chiudere le azioni, quando non l'abbiamo fatto come nell'episodio del terzo gol, siamo stati più lineari perché ce ne sono state tante situazioni così, quando non l'abbiamo fatto e siamo stati un po' più lucidi, un po' più sereni, con dei tempi di gioco più lucidi, siamo andati in porta, lo potevamo fare tantissime volte e avremmo anche regalato un po' meno palloni in quelle circostanze, avremmo fatto meno rincorse, perché poi le rincorse le abbiamo fatte con grande aggressività, tutti spietati, determinati, circondando il portatore e occupando bene gli spazi delle coperture. In questo la squadra non mi è piaciuta, però ci sta anche l'avversario che, lo ripeto, ha una grande fisicità, poi su queste palle inattive sono molto pericolose, e poi buttavano questa palla lunga su Gondò che ha sempre preso posizione, ha tenuto sempre viva l'azione, l'ha sempre difesa bene, non siamo riusciti a impattarlo, ma insomma non ci possiamo pensare di giocare da soli, lo ripeto, io avevo già detto, guardate che questa è una buona squadra, io poi vedo i DVD e se permettete mi rendo subito conto del valore che hanno, quindi, perché poi insomma un po' di esperienza ce l'ho, questa è una buona squadra.